tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e oggi, ragazzi, lo state vedendo, alle mie spalle siamo di nuovo duri come la roccia su Rules of Survival, ragazzi. Per chi ancora non lo conoscesse, un Battle Royale game simile a Fortnite, a Battlegrounds, comunque un survival. Si parte in 120, si scende su un'isola, l'ultimo sopravvissuto è il vincitore. Beh ragazzi, abbiamo visto qualche giorno fa l'aggiornamento, ieri se non ricordo male, l'aggiornamento che hanno fatto anticipandolo di un giorno, che ha visto appunto inserite le camo nelle armi, abbiamo visto il nuovo supply box, alcune migliorie, ma noi già stiamo pensando al futuro. In collaborazione, ragazzi, con la pagina Facebook italiana ufficiale dedicata a Rules of Survival, che potete trovare digitando Rules of Survival Ita Official, sono riuscito ad avere delle immagini esclusive, esclusivissime, su quello che ci aspetterà in questo gioco. E ragazzi, sono veramente convintissimo che molti di voi saranno un sacco felici, soprattutto quelli che non riescono a giocare con me nelle live di quello che stiamo per vedere. Prima di andare a vedere le foto, però, ve lo ricordo, scaricate un bel like se ancora non lo avete fatto in questo video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati con giorni e giorni di anticipo. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere la prima immagine. Badan! Subito cattiva, ragazzi, guardate, guardate, è già l'isola è spaccata in due, ragazzi. Ci sono due isole attraversate da un fiume e oltre ad essere tutto scritto in giorgianese c'è una cosa che vi dovrebbe saltare all'occhio. Guardate in alto a destra, 8 asterisco 8. Che cosa vuol dire, ragazzi? Che dal 31 gennaio, questo è quello che abbiamo trapelato, non si sa se sia veramente così quel giorno o prima, cominceranno i test server sulla nuova modalità 8 contro 8, ragazzi. Meraviglioso, così riusciremo a giocare tutti assieme in live un po' più velocemente. Ma non è finita qua, non è finita qua. Patan! La seconda immagine, ragazzi, guardate, nuove skin per i nostri personaggi. La testa del coniglio ci fa vedere in anteprima quello che ci dovremo aspettare nelle nuove skin, ragazzi. Guardate i sandaletti alla tipa, gli shorts, la maglia un po' sbilenca e la testa da coniglio. Ci portano a vedere infatti la suddetta tipa che, tra l'altro, non so se avete notato, ma ha dei tatuaggi. Non sappiamo, lasciamola così, tenuta da Bruce Lee, ragazzi, meravigliosa, oro e viola, la guardiamo in questo momento, nuova tenuta anche questa, purtroppo acquistabile coi diamanti, ma sembrerebbe che ci siano delle possibilità, ancora non vi spoilerò niente, non sappiamo ancora niente. Qua di nuovo continuiamo a vedere la tipa che ci piace, così vediamola ancora. E come vedete, ecco qua, ragazzi, il nuovo banner pubblicitario di Rules of Survival, che fa vedere questa nuova tenuta da agente 007 per il nostro personaggio maschile. Eccola qua, appunto, vista un po' meglio, giacca bianca, foderina per la pistola, un sacco di roba da acquistare se vogliamo vestire il nostro personaggio come un vero agente segreto. Ed eccola, ragazzi, ed eccola qua, completamente tutta la tenuta da coniglio, ragazzi. È un po' inguardabile sta tipa col costumone da coniglio, però sinceramente tanta roba, molto divertente sicuramente vedere anche questa skin per il nostro personaggio femminile. E qua, ragazzi, stiamo vedendo probabilmente un'anteprima della nuova mappa, di quella
che abbiamo visto poco fa, ragazzi, probabilmente una delle due isole conterrà questa parte di mappa. Non abbiamo ulteriori dettagli per adesso. Si prosegue vedendo anche in questa foto, ragazzi, oltre a delle skin nuove ancora per il personaggio, sia il taglio di capelli che la giacca che i pantaloni, un nuovo supply box, ragazzi, che costerà, qua non ce lo fa vedere ma lo sappiamo, costerà 6.000 di gold. È un supply box color oro e c'è la possibilità di trovare dentro quella tenuta da agente segreto. Qua di nuovo la signorina, sempre in abiti succinti, ci piace vederla, ci piace vederla. Nuovamente ci fanno vedere altre skin disponibili, come vedete delle giacche azzurre, dei pantaloni gialli e blu, ancora una nuova faccia, nuovi pantaloni, un sacco di nuova roba, tra l'altro ottenibile queste cose non dovendo pagare ma nei supply box, ragazzi, quindi non abbiate paura, si possono trovare. Qua si vede il personaggio perché ci fa vedere in basso a sinistra i nuovi ticket, quelli dorati, ragazzi, raccogliendo un tot di ticket, in questo caso 10, penso che siano con le missioni quotidiane, quelle tipo quelle natalizie, potremo, se non abbiamo 6.000 di gold, cosa che vediamo lì a destra, aprire comunque il box dorato con 10 ticket. Di nuovo ancora roba nuova, ragazzi, le canotte con il portapistola, i nuovi tagli di capelli, ancora un sacco di cose interessantissime. Questo l'abbiamo visto, era sempre la tenuta da coniglione. Ancora una parte di mappa nuova svelata, ragazzi, il mulinozzo Aventorello, ragazzi, il mulino a vento Olanda style, anche qua parti di mappa nuove, besugose direi. Di nuovo ancora ci fa vedere le jeep, non sappiamo se potremo utilizzarle o no, questo deve essere la parte finale del fiume che taglia a metà le due isole. Ed eccolo qua, ragazzi, il Babbo Natale in versione James Bond, è assolutamente mega galattico, ragazzi, bellissimo, con tutto il completo fatto e finito. Nuovo completo anche da scolaretta, molto molto China style, ovviamente arriva dalla Cina. E poi abbiamo il tipo con la bandana, ragazzi, un pochettino più, diciamo, alla mano, un sacco di skin, per tornare poi finalmente all'ultima immagine che è quella che più ci interessa. 8 versus 8, ragazzi, questo è confermato. Beh, ragazzi, io direi che per questo video è davvero tutto. Se vi piacciono queste notizie in super anteprima solo per voi, gli unici in Italia che li diamo, ragazzi, siamo noi della Rules of Survival Ita Official, pagina Facebook da andare a vedere, Xuder sul canale YouTube da andare ad iscrivervi. Io vi ringrazio per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto, ciao!